precious life do not belong to me. Ebbene, eccoci qua, bentornati bestiacce, buon inizio settimana, buon lunedì, sto perdendo la vista, inizio a non vedere più bene le cose, mi si è rotta la pipa elettronica, è stata sostituita da questo affare, abbastanza gay, e niente, in sostanza vediamo di finire oggi questo maledettissimo gioco, non perché sia maledetto, non perché sia brutto, vediamo di finirlo e basta, va bene, io non devo dire nient'altro, ok? Bentornati, come state? Sono storto, il suono della mente, sì, ci siamo, la parte finale, the final, non so in che condizioni, quale condizioni affronteremo, chi l'è? La nonna, grazie per i 5, Rotto Valhalla, grazie mille a tutti quanti voi ragazzi per le sub, bestiacce, gentilissimi, vi ricordo di utilizzare i punti canali, ecco perfetto, utilizzare i punti canale perché vi regaliamo quei punti canale a breve che è il 18, no 17, poi vedremo adesso la data precisa, comunque settimana prossima vi regaleremo Horizon Forbidden West per PlayStation 5, l'esclusiva, e niente, quindi mi raccomando fatilo, e i sub ovviamente partecipano in automatico, inutile dire. Vi saluto, Red Fox, Daily, Arm, Giangi, Devil, Gaia, Grace, Mem, Strock, Fra, Jessicone, Garol, Giorgia, Chiv, Simon, incredibile, Parez, Gicastra, ho visto qualcosa di incredibile, aspetta, Stefania, Andrea Coop, ciao. Bentornato, Crazy Duke, poi altra gente, Matteo P, Sound, vedi in linea con il gioco di oggi, Roby, mannaggia, c'è Stella Maia, giusto? Non lo so, non ho letto bene, Giulia, ma che non mi sono, Formz, ok, La Spiga, Gesui Davidic, ok, l'ultimo, ma non ultimo. Devo accorciare un pochino le saluti, ragazzi, perché mi rendo conto che passiamo 2 minuti e mezzo di vita a salutarci. Non ha senso. Moon Annie, ciao. Grazie mille, bestiacce. Grazie mille. Allora, settimana prossima arriveranno dei giochini Nintendo interessanti, perché c'è Mario Kart. Sì, immaginate me giocare ai giochi Nintendo, immaginate me a giocare a Kirby, perché arriverà anche Kirby, ci saranno un sacco di giochi. Coloro di voi, chi di voi ha la Switch, volendo, faremo la serata, per quanto riguarda Mario Kart, una giocata tutti insieme, ci facciamo le piste insieme. Nintendo contestualizza. Ci facciamo le piste insieme di Mario Kart e quindi poi cercherò di fare una stanza privata così possiamo giocare, soltanto noi di Coop TV, inciucciamo tra di noi e il vincitore vince la gloria, basta, in sostanza non vince nient'altro, va bene? Quindi non so chi di voi c'ha la Switch, non so chi di voi comprerà Mario Kart, sappiate però che questo succederà, va bene? Chi di voi ha Mario Kart? Chi è che di voi ha Mario Kart? Nessuno? Come mai? Fate bene. Attenzione. Io sì. Come non ho capito? Cosa c'è da capire? Io no. Perfetto. Boh, siete tanti, dai. Ottimo. E allora, dai, ci facciamo qualche pista insieme. Dovrò stracciare ognuno di voi. Dovrò vincere. Dovrò oppormi. Dovrò farcela. Sarò sfidato? Verrò battuto? Ovviamente no. Questo è oggettivo, ragazzi, funziona così. Compro ora la Switch apposta? No, Giorgia, non c'è bisogno. Sono povero, non c'è bisogno. Cos'è? Allora, Mario Kart e poi c'è Kirby.
Kirby, che è quel gioco dove c'è un personaggino rosa che ha queste guance che si possono espandere, e un'abilità e un diaframma che gli permette di succhiare qualsiasi sostanza fisica nel raggio di un metro e mezzo, e di inglobarla a sé nel suo corpo, una sorta diciamo, chiamiamolo criceto, con queste abilità plastiche in grado di plasmarsi sotto forma della materia che succhia. Quindi se succhia una macchina diventa la macchina, se succhia un cono stradale diventa il cono stradale, insomma queste capacità qui, perché questa è la morale Nintendo, che giustamente segue il filone dove noi dobbiamo adattarci a quello che è il ventunesimo secolo, imparare a capire che ognuno di noi è diverso e deve accettare il diverso a sua volta. Vedete, questa è una cosa molto nobile, questa è una chiave di lettura, non mia, è proprio la chiave di lettura del gioco. Quindi mi raccomando, ragazzi, la morale è sempre quella: succhiare. Mi raccomando, va bene? Grazie per il Prime, bestiacce, gentilissimi, gentilissimi. Va bene? Iniziamo, calmi, boni, che cazzo. Ho anche sistemato un pochino la tecnica della live. Mi sono permesso di correggere il bitrate, tutte componenti, tutte cazzate tecniche di cui voi non dovete fregare un cazzo. Ma siccome ho notato che quando il video veniva ricaricato su YouTube c'erano delle sbavature, faceva un po' cagare, ho cercato di modificare affinché venisse decente la registrazione e tutto. Quindi speriamo che possiate goderne appieno. Prima o poi faremo le live in 4K, riuscirete a vedermi i pori della pelle e a vederci cosa c'è, a vedere cosa c'è dentro. Grazie, Ima per incento. Ciao bestiaccia, bentornato. Oh, partiamo, dai, su, dai. Allora, c'ho voglia. Non mi ricordo dove eravamo rimasti. Forse c'era l'ultima stanza da fare. Che cazzo è sta roba? Oh, Madonna, il volume è altissimo. Bene, buono. Mi spaventerò? È ovvio. È un Horror Night. Chissà se alla fine del gioco il gioco diventerà horror. Il volume è altissimo, mannaggia al cazzo. Chi è? Grazie, Iaco. Allora. Ma il gioco? Tutto perfetto? Non ci voglio neanche credere. Ragazzi, mi perdonate un attimo, vado a prendere la birra, mi sono dimenticato. Posso andare a prendere... Mi fate questo enorme favore? Posso un attimo alzarmi a prendere la birra? Torno subito. Fate i bravi, fate i buoni. Mi sono completamente dimenticato. Arrivo, eh. State lì. Eccomi qua. Live gentilmente offerta dalla Wurmeister, la birra tedesca che sempre orca troia, che sempre orca troia. Che sempre ci fa la compagnia con questo orzato, questo carattere puro, questo... Adesso faccio, voglio fare le recensioni e i degusti della birra, sta per venire. Non mi ricordo qual era il giornalista di Canale 5 che era... Vi ricordate Gusto su Canale 5? No? Era dopo il telegiornale. C'era un pazzo. Non dissare la gente su internet, poi partono le denunce. Però è così, era un pazzo. Che beveva il vino e diceva: ricorda la suola della scarpa. Con questo. Cioè, ma come cazzo. Ma cosa fai? Mangi le scarpe? Che cosa siamo, in tempo di guerra? Sì, però nel senso. Partiamo! Continua, via. E niente. Avrà assaggiato le scarpe. Marta non è domani, Marta è settimana prossima. Questa settimana facciamo questo, finiamo questo, settimana prossima Horror Night. Questa settimana, ragazzi, si continua Elden Ring, facciamo We Were Here Together e poi venerdì c'è Eva Knife Death. Lo ricordate Eva Knife Death? No? Non ve ne frega un cazzo? Beh, a me sì. E dovrebbe uscire domani in realtà, però domani c'è Elden Ring, quindi lo spostiamo a venerdì. Non vedo l'ora di giocarlo, quel giochino tutto... Che? Ciao. Addio. Quel giochino tutto... con la morte, il personaggino morte, vi ricordate? Io no. Allora, che devo fare? Raccogli il pacco. Che ironia, eh? Suonerà il telefono? Il signor maniaco ci aspetterà all'angolo? Qualcosa tenterà di fermarci? Ma questa porta non la posso più aprire. Il pacco di che?
Oh, andiamo. No, ho sbagliato. Non andare al primo piano, non al piano B. Poi che piano B cos'è? Basement, sì. No, aspetta, no, c'era una roba da prendere. Ma ho 68 di vita. Bene. Sarebbe stato meglio. 69. Ritorniamo su. O è la strada giusta? Non lo so. Ormai nel seminterrato non c'entriamo da una vita. Let's find out. Mi sembra che devi andare al primo piano. Andiamo al primo piano. Reparto intimo. Dovrebbe esserci... Ecco qua, sì, ok, nella hall. Aveva detto che... Cos'è stato? Ha quante lucine, che carino. Atrio principale. Ce l'ho delle armi per fargli male? Pare di sì. Aia, aia, non devo morire. Sembra un video di MTV quando uccido in sto gioco. Fermo! Se no come ti uccido? Tabonoli! Guardami! Dov'è? Sì, è diventato un episodio di Camera Caffè, vedi? Lì c'è la macchinetta. Luca Nervi che rompe i coglioni alla direzione con una beretta a 9 mm. Era così, non me lo ricordo più, ragazzi. Ho un po' un'immagine distorta di quello che è la mia memoria. È quello il pacco. Ci sparo. Ho 12 proiettili. Ho 48 di vita, raga. Che cazzo è? Maronna. E... come ci arrivo? Perché l'acqua è velenifera. Basta, sto suono è fastidiosissimo. Ancora, no, no. Ok, dovremmo avere la maschera. Put the mask on. Registrazione arcobaleno. Non capisco di che colore è. C'è qualcosa che non va. Che cazzo succede? Che è? È piccolino. Via, fuori dalle palle. Corri, 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 corri. Arrivederci! Avete mai chiuso l'ascensore in faccia a qualche collega? O a qualche compagno di classe? Non fatelo, è irrispettoso. Io vorrei poter prendere qualcosina da mangiare però, perché abbiamo 27 di vita. Non è buono. Guardate che schifo, guardate amici di Strizia. Di Strizia, in che condizioni versa questo condominio. Che vergogna. Guarda, c'è neanche l'ingresso per... Non c'è neanche la rampa per le persone disabili. Era qua che dovevo andare. Una registrazione. Segui la luce, segui la luce. Vai verso la finestra. Posso? Posso? Here we go again. You got this. Puoi farcela. È sparita. Buono. Un soffio di fiato, una litosi. Quindi questo è l'ultimo livello. Bene. Oh. Speriamo neanche ci fosse sta porta, non l'avevo mai vista. What happened? Attenzione. It's stuck from the other side. Me la voglio tatuare sulla schiena sta frase. No, no, non con 27 di vita. Che sono questi colori? La fine. Che? All eyes on me now open wide. You know what's wrong with you. A lethal case. È orecchia bellissima. Seduto sul ciglio a fissare il nulla. Ho i brividi in questo momento. Non vi dico in che parte del corpo, ma ho i brividi. Forse è paranoia o in realtà non hai nulla. Non è che dietro di me c'è una faccia che ride mentre che mi sta per mangiare. Arrivo! E niente...
godiamoci il momento, tanto se mi avvicino scappa a sto punto. Volevo fare la signorina che si sdraiava sul piano mentre il pianista canta, non posso. Ma c'è qualcuno che lo tira con un cavo di nylon, del filo interdentale. Una cifra a tre zeri? Posso? Sera. Ready. Sì, sono pronto. Finalmente ci conosciamo. Ma i jeans attillati? Dai, cazzo. Non volevo offenderlo. It's showtime. Ok. Mi serve della vita. Madonna. Un pochino d'ansietà ce l'ho, Ah, proprio una boss fight. Registrazione arcobaleno. No, non è una boss fight. Come ci arrivo? Sparo? E non... Ehi, cosa ho fatto? Ah, posso fare il salto lungo. Wow. Vediamo un po'. Ho aspettato a lungo questo momento. Palco di orrori, sfortuna e rimpianto. Prima di questo... Dove cazzo sono? Come è possibile? Allora, qua c'è da capire esattamente chi siamo noi. Ah, vabbè, a parte degli assassini, un assassino con un dottorato, perché ricordiamoci che tutti i nostri pazienti sono morti. Però bisogna anche capire l'entità di questo tizio, che non so neanche come cazzo si chiama. E parlo del signor maniaco. Come erano deboli, è proprio vero. Osservatrice, Alan è riuscito nella sombra. È stato sconfitto dal toro, Lucas è sparito in un flash. Incredibile. Tu soccomberai a me. Ah, lui è la nostra... il nostro fantasma? Perché lavoro? Sono il tuo agente arcobaleno. Ma che cazzo? Paranoia in forma fisica. Non so saltare! Wow. Sei morto. Non mi fa ricominciare da capo. Oh. Ah, ok. Oh, grazie al cielo. Grazie al cielo. Ci arrivo fin là? Ah! Sì. Una speedrun. L'accenti, ragazzi, io non li sto più calcolando. Non penso siano più importanti nella vita. Dal momento in cui abbiamo accettato Petaloso, penso valga tutto ormai nel nostro dizionario. È scritto che finisse così. Mente drogata? Grazie. Capitano della SS Wales. Buona. Non ho stamina. Allora, ci stiamo avvicinando in quella che sembra una cassetta mangianastri gigante. E sono ritornati gli anni... fine anni 90, ok? Con la tecnologia dei fine anni 90, quella scrausa che non funziona. E che costava tanto. Come ad esempio il famoso mangiama... No, io ti spa... ho 27 di vita. La morte di uno psicologo. Attenzione, al cinema. Registrazioni del terrore. Ho un fucile a pompa? Non so come usarlo. Cos'è quello? Questa?
Buono. Sì, ecco, magari un po' di pilloline per rifarmi la vita ci starebbe. Buone. Mm. Ah! 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 Non si fa! C'è uno sguardo che... Che cosa vuoi? Lasciami perdere, mi sto ricaricando, un attimo. Che? No! Che fai? Che succede? Madonna, com'è incazzata. Registrazione osservatrice. La stavo aiutando a superare la sua paura di essere osservata. Murda. Ok, quando c'è la luce rossa vuol dire che sta per colpire e io devo schivare quella luce rossa lì. Easy. L'ombra stava aiutando a superare la sua paura del buio. Si buggerà anche questa boss fight? Eh beh sì. Ma scusami, ma che boss fight è? Ma se salgo qua mi ammazzo? Ah, sì. Ho tutto sotto controllo. Il toro, stavo aiutando a superare il toro. Stanno volando barili. Non sto capendo cosa stia succedendo. Mi sta colpendo, mi sta facendo del male. E... Ah! Che dolore! Flash. L'uomo costretto a guardarsi sempre alle spalle. Oddio, cosa vuol dire? Che ansia. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Buono, sta calmo. Arcobaleno. Wow. Gli effetti di fumo sono molto belli. Io sto aspettando te. Il cattivo ottiene ciò che merita? Che cos'è? Vado, eh. Oddio. Mio. No, prendilo. Ciao. Vai, corri. Non sto capendo un cazzo. Ah! Perché rido? Come sono felice di farti il culo. Ma a me sta simpatico, francamente. Salve! Madonna, quanti sono! Non va bene. Non va bene. Questo cos'è? Mio. Ma mi lasciate perdere 5 secondi? Non sto capendo un cazzo, ragazzi. È bellissima. Allora. Fucile a pompa, qua. Va che bello, va che bello. C'è il carrello! No, carrello! Ah, che brutta fine. Aia, aia. Fermi! Bonnie. Bonnie. Ok, non muore, non muore. Non muore. Finito? Dovrei rifarmi la vita, ragazzi. Io non so dove cazzo io stia andando. Ma come sono in grado? Ma come mantengo il controllo? Allora, spero che in questo livello io non debba stare a impazzire con qualche sorta di enigma ambientale, ma io debba solo sparare. Perché c'è una certa, diciamoci la verità, vogliamo soltanto arrivare alle mani. Credo che io debba passare per di qua. È vero? No, per di là. Che cazzo sta succedendo? Qua ci sono degli specchi. Madonna santa. Allora, con calma, eh. Ah, c'è da rompere qua. Allora, aspetta. Voilà. Vita. Merda. Ah, piove proprio dal cielo. Bella. Ma non può nulla contro di me. E cosa devo fare qua? Osservatrice, ombratore. Allora, qua posso metterci le robe. Allora, mettiamo l'arcobaleno. No, ah, ok, il paziente che c'era qui. Oddio, chi si ricorda la sua storia? Era l'osservatrice. Ok, quindi lui mi darà degli indizi e io ci metto dentro la roba. È giusto? Virginia made an effort to change her narrative. I'm taking her leave. Che succede? Gli ho fatto la bua? Ah. E
And back, cosa dobbiamo fare adesso? Ok, quindi? Ma come sparagli? Ma perché devo sparare a un faccione gigante così? Fate fare la figura di quello impreparato. Che cazzo sto guardando? Ah, il suo corpo. Gli sparo un capezzolo. Ok. Attendiamo un attimo che smetta di piovere. Ma come volo? Perché non muori e basta? Parole dure. Questo. Oh cazzo. Non riesco più a saltare. Ah, non posso saltare di là. Immagino che. Guarda chi c'è, Giorgi! Arrivo! È lui, è Giorgio? Dai, 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 dai! Yes! Gli ho dato 5! Sì, cazzo! Questo è mio. Tra l'altro bisogna anche capire chi è quell'affare lì, chi è quel personaggio, il manichino, il famoso manichino che ci ha aiutato per tutto l'inizio del gioco, che avrei gradito francamente conoscere meglio, e invece è sparito nel nulla. Peccato, ma era forse abbastanza importante, non lo so. Wow. Io non so come ce la stia facendo. Su che cosa stiamo camminando in questo momento? Non capisco se sia il piano, pezzi di pianoforte. Ah no, è una. È la cassetta distrutta di prima. Salve! Venghino! Non se fossi in grado. Allora, con calma, questo è sbagliato. Siamo su questo. Calmi, buoni. Minchia come lagga. E la fangulo. Hanno fatto molto bene la componente FPS. FPS. Secondo me avrebbero potuto fare anche un giochino interessante in prima persona. FPS sempre, ovviamente. Questo qua è lo smell, come si chiama? la nebbia nera, però non so come debba fare. Non ho proiettili per farlo sparire. Oh boy, oh boy. Posso? Grazie. Questo è mio. La sputacchiera. Quante munizioni ho? 15. Vabbè ragazzi, fatevi un giro, so cosa dirvi, siete innocui, veramente. Questo è mio. Basta! Basta! Boni! Bonini! Io. Sto morendo, eh! Io in tutto questo sto morendo! Perché? Per dare un po' di pepe! A un livello che altrimenti sarebbe un po'. Cazzo! Stai fermo! Sarebbe troppo facile, altrimenti, ragazzi, dai, diciamoci la verità. Ok. Pillolina. Dov'è il mio obiettivo? Di grazia. Dove devo andare? Che cacchio vuoi tu? Ma ancora? Ma cosa fai? Ciappa fuori. Dica se non sono in grado. Cioè, l'ho preso in testa? Ho fatto un no scope quick time motherfucker? Incredibile. Ragazzi, l'ho preso. Che? Dove devo andare? Là sopra, l'ho visto, qua sopra. Ok, ho visto. Easy. Posso? Ok. Ok. Ma non ho. Sì, ho un colpo solo di munizioni. Che culo. Allora, qui cos'era? L'ombra. Vabbè, sono in ordine, quindi è abbastanza facile. Buono.
Allen ha il coraggio di affrontare la sua paura. Mi sembra un po' bruttino sto finale. Non lo so, dopo tutto quello che abbiamo passato, mi sembra veramente un po' piatta sta roba. Cioè, è carina l'idea di sto livello, però non... boh. Potevamo fare molto di più. O farlo meno in grande, ma un po' più horror. Cioè, non ha più niente di horror, ragazzi. Peccato. Oh, Madonna santa, no. Aspetta. Fermo. Aia. Boh, no. No, scarica. Aspetta. Posso? Aia. Come cazzo ti permetti? Finito? Grazie. Le munizie ci sono, le munizie. Bisogna rimanere idratati. Questo è il momento di pensare a sta cagata. Colpisci qua, per favore. Non me. Grandissimo. Mi ha aperto la porta. Ma ci sono i simpatici sputatori. Sai che c'è? Me la corro. Brutti suoni, che brutti suoni che sto sentendo. Ok. Io sono la velocità. Bonnie, no. Di là non posso passare, di qua. Dammi qua. Mi ha quasi pre... Non ho più munizioni! Dove devo andare? Fermi! Là sopra. Salta! Salta! Ah, c'è roba qui, aspetta. Calmi. Aia! 12 di vita. Ce la faccio. Prendo una pastiglietta, pillolina. Dai, che bello. Dammi qua. Ok. Sputa! Ce l'ha fatta? Sto volando. Su cosa? Non si sa, vabbè ragazzi, lasciamo stare. Pastiglietta. No. Ma che stai giocando? E io che ne so? Io cosa ne so? Bella domanda. Allora, la storia, ragazzi, per chi non la sapesse, chi magari è entrato soltanto adesso alla fine... Che cazzo ho fatto? Ma che cosa ho fatto? Che sto combinando? La storia, praticamente, è quella di questo psicologo che deve affrontare una società governativa segreta. Che in realtà non esiste ed è palesemente tutto quanto nella sua testa. Ma noi ci divertiamo con poco, ci divertiamo... Siamo dei complottisti, dei cospirazionisti, e quindi questo è il nostro... lavoro. Sto aspettando. Capisci? Buono, via. Non cazzo. Io sto schivando roba. Ma quanto sono epico. A 3 FPS poi. Avessi più stamina. E yes. Sali. Ok. Mio. Buono. Ho il pieno controllo della situazione. Boom baby. Sta fermo. Che fai? Oddio. Grazie. Aia. State buoni lì. Non riesco ad arrivare al cartoccio del latte. Che cazzo succede? Fermi. Oh, stavo volando via. Madonna! Sputa! Non tu, lui! Colpi... Lancia qualcosa! Quello va bene, quello lì, bravo, vai! Perfetto! E poi... Io... Cioè, si pensa che io li stia schivando, ma non è assolutamente così! Me li sto prendendo in faccia per bene! Allora qua, il toro, giusto? Sei uguale e lui morirà proprio come te! Buono, ottimo! E adesso stiamo elencando tutti quanti i livelli che abbiamo fatto col tempo e tutte le persone che abbiamo salvato col tempo.
Stanno svolazzando barili, cassonetti di sostanze psicoattive. Guarda qui. Guarda cosa sto schivando con che nonchalance, signori. Guarda che meraviglia. E devo arrivare di là. E andiamo. Però mi sa che c'è una strada sola che è questa. Ah, però qua c'è roba da raccogliere. Aspetta, mi serve. Ragazzi, devo fare un po' attenzione perché se mi dà un po' di munizia è meglio, eh. Sì, mi ha dato 5 proiettili, ottimo. Adesso iniziano a parlare e interagire tra di loro. Non hanno ancora capito che io non li sto ascoltando da circa 4 ore di gameplay. Qua volendo potrei anche hackerare queste ricce trasmittenti per ottenere cosa? Chi lo sa. Ok. Sì. È bello che si sta pure buggando. Si sta buggando tutto. Ho la birra sul tappetino del mouse. Verso la mano destra. Non è cosa buona. È cosa giusta, ma non è cosa buona. Che è sta roba? Come si apre qua? No, dimmi che dovevo hackerare quei cosi per aprire. No! Che? Pure? No! Dove? Che succede? Che dove sono? Che succede? Fermo! Non ho preso! Ok, calmi. Qua la volta. E uno l'ho fatto, l'altro di là. Vedi, sembrava una cosa in più, un plus, invece. Qua c'è una pillolina da usare. Siamo cretini? A natural darkness here. Intanto questo gioca a scopa con la mia testa, buono. Stanno cercando di colpirmi, sono in 10, non ce la stanno facendo. O sono scarsi loro o sono troppo bravo io. Inizio ad optare per la seconda opzione. È palese che io mi muova più veloce del vento stesso. Guardate che movenze. Guardate che leggiadria. Ora però senza pastigliette, senza pilloline la vedo dura. Dov'è l'ultima? Ma preso? Pare di sì. Dov'è l'ultima radiolina? Dove cazzo sta? Dov'è? È quella là. Come ci arrivo senza le pastigliette? Eccole qua, trovate. Che convenienza. No, fa attenzione! Non li ha uccisi. No, dai ragazzi, non mi puoi far questo. Dove l'ha lanciata? Ma porca puttana, ma si può? Ragazzi, è finita. Ma che cazzo sei? Ok, calmi, non capisco. Non sto capendo niente, sera. Salve. Carica, così. Ho 61 di vita. Spara! Ce l'ho fatta? Ha funzionato. Ok, ottimo. Si è aperto il cancello. Perfetto, flash. Mentre che chiacchierano qua, sciacallo. Ok. Grazie. Io inizio a pensare che lui sia l'eroe della situazione e noi siamo il nemico. Perché non si può essere motivati dal male per fare quello che sta facendo. C'è una motivazione valida là dietro. Salve. Sera.
Ti sei impossessato di me perché non volevo affrontare non ho letto. Come possono pretendere che io mi concentri su ciò che stiano dicendo in questo momento? Guarda il delirio che ho davanti alla faccia. Salve. Sera. Tocca quel registratore e ti ucciderò. Ok. Arcobaleno. Uff. Ho vinto? Pure la frase d'effetto. E divenne Dio. È così che ho creato tutto? Per errore? Basta? Sconfiggi l'agente arcobaleno. Cioè abbiamo finito di giocare? Basta? No. 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 Signor maniaco. Ma sono io! Sono io il cattivo del gioco! Sono io! Sono io! Sono palesemente io! Dove cazzo siamo? Ah, si è ritornati qua! Ma come si è ritornati qua? Scusate ragazzi, momento rinazina, spray nasale. Ma perché siamo ritornati qua? Registrazione Desmond. Non c'ho voglia di ascoltare nastri su nastri. Grazie una volta. Sembra che riuscirò a sopravvivere. A sopravvivere. Come perché stia accadendo tutto questo è sempre più chiaro. Per quanto strano. Ma è sempre più chiaro dove? Sono sia affascinato che arrabbiato. Ok. La mia vita non sarà più la stessa. Sarà mai più la stessa. Sono felice di essere sopravvissuto, ma a quale costo? Devo ancora scoprirlo. Posso sentire il mio cranio. Bene, buono. This block from the other side, sì. Success. La Maya e il governo pensano di avere pieno controllo su di noi, di poterci manovrare senza che noi ci ribelliamo, bla bla bla. Non capiscono che hanno il controllo su di noi, che possono manovrarci senza che noi ci ribelliamo. C'è scritto così, sì. Che è stato? Continuerò a registrare. Madonna. Ma non li conosco, non so chi siano. Sono nel giusto? Sono giusto. Provate a convincermi del contrario. Dai, dai, gioco, fammi il twistone incredibile. Di che sono io il cattivo fin dall'inizio, dai. I poteri forti, sì. Dammi un cazzo di finale decente, dammi un senso, dammi qualcosa nel mentre che laggo. Oddio. Ragazzi. Ah. Che succede? Perché lagga così? Perché? Why? Why at the end of the game you have to treat me like that? Ah. Ok. Ci siamo? Ragazzi, è il gioco, eh? Success. Ci siamo? Tornato? Ce l'abbiamo fatta? Ok. Aspetta che mi sistemo qua. Ok, mi centro. Ho una dermatite allucinante. Guardate, ditemi se quella è una mano normale. Ditemi se quella è una mano umana. Sembra un morbido seno cadente, a forma di mano. Non è normale, non è giusto. Sembra una sacca, deve mantenere qualcosa quella mano lì, cioè... Hey. Hey. Non posso chiudere la porta. I'm really proud of you, Desmond. Sto per premere il grilletto. What? Well, we're still here, aren't we? Fammi uscire. Man, I hope I'm not stuck in here forever. E se mi fai uscire? Time will tell. Patience and grace. Here. Okay. I think you can handle what's in your locked room now. Camera da letto. Ah, vedi? You have any unfinished business. Questo è il momento, vediamoci sul tetto. Quando sei pronto. Ok. No, no, voglio vedere che sparisce. Dai! Che palle. Ah.
Lo smog a luna di notte, da quell'inebriante sensazione. Ma quindi il signor Maniaco è sparito per sempre? No, non ci credo. Pronto? Pronto? Pare che io abbia vinto. What am I doing? Come, cosa sto facendo? Mi sto assicurando che ci sia ancora il tizio. Io mi sono affezionato diversamente da te. Allora, che cazzo è stato? Allora, l'ufficio. Devo andare all'ufficio. L'ufficio che piano era? Era il secondo? Forse era il secondo piano. Forse sto sbagliando tutto. Mi sa che era il secondo piano. Il mio appartamento, non l'ufficio, perdonatemi. Era il numero 0. Però mi sa che era... Forse questo, aspetta. No, questo è il 2. Intanto non abbiamo trovato tutte le pilloline del palazzo. Era il secondo piano. Ah, ok, scusate. Quindi noi proprio siamo all'attico, incredibile. Questi suoni mi stanno inquietando. Ok. Forse era qua sulla destra a sto punto, mi viene da pensare. Sala d'attesa, alla faccia della sala d'attesa. Che cazzo è? Un corridoio d'attesa. Eccolo qua. Eccoci. Bueno. Vediamo un po'. Quali scheletri nascondo nell'armadio? Parte una chitarra che si suona da sola. Questo l'avevamo già letto. Che stazzi suono, fea? Mia. Mmm, tasty. Chiave della camera da letto. Fits perfectly. Ma cosa cazzo ho combinato a questa camera da letto? Allora, con calma. Ci penso io. Bello. Che suoni sono? E il gatto? C'è il... come si chiama? Il trasportino del gatto. È una pianta morta. Nome paziente Tonia. È la gatta. Patatonia Wales. Età 10 anni umani. Diagnosi: lieve trauma infantile derivante da un possibile abbandono da cucciola. Livelli anormali di pigrizia che a volte sfociano in una clinica mancanza di motivazione a muoversi, ma è un gatto e a preoccuparsi di ciò che la circonda. Sospetto disturbo di personalità borderline, ma è un gatto. Circostanze di trattamento. Si è presentata alla mia porta in una notte piovosa circa 9 anni e mezzo fa. Debole e malnutrita, ma è un gatto. Se è una bambina invece inquietante. Loquace e dolce, ma è un gatto. Non presentava ferite o traumi di sorta, forse era stata persa, ma come cazzo? Dimenticata o abbandonata. Siccome era stata così gentile da scegliere me, aveva fame, barbone, ho deciso che l'avrei accolta e nutrita fino a farla tornare in salute. Storia personale, provenienza sconosciuta, Tonia mostra il tipo di comportamento regale che probabilmente la collega a una lunga stirpe di reali che risale all'antico Egitto. Ma è un gatto. Se dovessi seguire il mio istinto, direi che è una diretta discendente di Basset, o l'anima stessa della dea felina che ha concesso al sottoscritto l'onore di prendersi cura di lei. Mi sa che qua stiamo un po' tergiversando, mi sa che qua si sta un po' esagerando. Note psicologiche, ma è un gatto. È un gatto. Incline al congelamento. Occasionale. Tone a volte rimane perfettamente immobile come in uno stato catatonico. Ha mostrato questo comportamento spesso quando era una gattina e meno spesso quando ha raggiunto l'età adulta e si è rilassata nel suo ambiente. Questa strega demoniaca intrappolata in un corpo felino ha sicuramente dei poteri magici. Dopo 10 anni di relazione devo ancora capire come possa... Come relazione? Col gatto? Come possa sciogliere il mio cuore e ammorbidire la mia mente con un solo sguardo di adorazione e un solo miagolio. Penso che sia una roba ironica. Che cazzi... Fermi. Nome paziente, me stesso. Età 41. Non è possibile.
Non è possibile che abbiamo 41 anni. Paradossalmente paranoico. Circostanze di trattamento. Sta venendo fuori a galla tutto, eh. Questo si auto... Ma ci si può auto... non diagnosticare, ma si dice auto... Non curare, auto... Psicoanalizzare, non mi veniva la parola. No. Penso di no. Il paziente sta seguendo la... Aspetta, paradossalmente paranoico. Il paziente sta seguendo la buona pratica psicologica della masturbazione. Il paziente ha considerato la possibilità di trovare un altro professionista a cui rivolgersi. Il paziente però è solo. Ma alla fine ha deciso che questo potrebbe riportare a luce un passato che è meglio lasciare stare. Vabbè. In seguito alla morte, come dire, mi devo curare una ferita. Ho un taglio profondo, dovrei appunto ricucire la ferita. Però non mi piacciono gli aghi, questo è il concetto. In seguito alla morte e alla scomparsa di varie persone in cura da lui, tutte, il paziente ha iniziato seriamente a mettere in discussione i suoi metodi e a chiedersi se anche lui non sia a rischio. Il paziente ha difficoltà ad accettare il fatto che non importa quanto lui lavori, ma è un cane e non è in grado. Magdalena non tornerà da lui. E chi è Magdalena? Storia personale. Nato e cresciuto a Milton Haven, unico figlio di Jack e Melinda Wales, laurea in neurologia e semiotica al Pacific State College, laureato con lode, scuola di medicina al Virgil Med, specializzazione nell'Archeon Falls Medical Center. Gli piace fare lunghe passeggiate sulla spiaggia e fare schifo ai videogiochi. Note psicologiche. Il paziente ha dubbi sulla metodologia del suo trattamento. Sta fornendo ai suoi pazienti la migliore consulenza professionale possibile o li sta consciamente e subconsciamente portando all'autodistruzione? Se sono morti, se si sono suicidati, direi che forse la seconda opzione è quella giusta. La mente del paziente è consumata dalla preoccupazione per la propria sicurezza. Ma perché? E se per quello che è successo a loro succede a me? Ma perché? Il pericolo è in agguato in un angolo. Quest'uomo si è innamorato di un gatto, io continuo a sottolineare, e non l'ha scritto nel suo fascicolo. Magdalena una volta mi ha detto... Ma chi è? Chi cazzo è? Chi è questa adesso? Quando mai l'abbiamo sentita? Che sono incapace di prendermi cura dei miei problemi, perché sono sempre immerso nei problemi degli altri. Vabbè, classicissimo. Supponendo che abbia ragione, come posso cambiare questo aspetto di me stesso? Ma soprattutto dovrei? Success. Carissima Tonia, il mio cuore piange. È morto il gatto? E questo è il twist del gioco. Dobbiamo piangere per un gattino artificiale. Il mio cuore piange. Il vuoto che ha lasciato è inaspettato. Madonna. Le parole non possono descrivere quanto io sia dispiaciuto per le mie azioni. La mia ignoranza della relazione tossica tra il gatto e il giglio mi ha fatto diventare un uomo più intelligente che si sente uno stupido. Sono seduto nel mio ufficio, cullato dai ricordi di te che fai cadere cose dalla mia scrivania e mi guardi in cerca di approvazione, come le chiavi delle macchine, di 23.000 euro di macchina, cadute nel tombino. Il ricordo di quando ti acciambellavi accanto a me, ascoltando curiosamente i problemi degli altri, e surriscaldavi il mio laptop, che poi si è bruciato l'hard disk e ho dovuto comprare e spendere altri 6.000 euro, aiutandoli ad accettarli e permettendo che ti accarezzassero, non svanirà mai dalla mia memoria. Grazie, amica mia, per gli innumerevoli giorni di pace giocosa, per l'amore reciproco e per avermi scelto. Desmond, questo qua, se la canta, se la scrive da sola. Quindi il gatto, anche il gatto è morto, ha senso, perché abbiamo visto finora solo morti, e adesso, e vedevamo anche il gatto, quindi ha senso. Vinile Desmond, un vinile bianco. Tutto ciò, quindi? Ah, aspetta, c'è una roba sul letto. Ah, è anche qua. Per favore, non odiarmi. So che hai detto che non l'avrei fatto, ma ti conosco. Grazie per questi 4 anni. Il tempo che abbiamo passato insieme significa il mondo per me e so che vale la stessa cosa anche per te nonostante tutto. Enorme, ma in arrivo. Eh? Non ce la faccio più? Voglio essere felice, Desmond, felice. So che quello che fai viene dal cuore, dalla tua iperprotezione nei miei confronti e la tua crescente paranoia su chissà cosa al momento mi stanno facendo impazzire e dubitare. Sei una persona davvero... pausa d'effetto, speciale e incredibilmente intelligente e amorevole, ma a volte non riesci a vedere oltre le tue emozioni e i tuoi problemi. La maggior parte delle volte, come puoi esserci... Ti voglio bene, Desmond, mi dispiace, prenditi cura di Tonia. Magdalena. Chi cazzo è Magdalena?
Ma chi è sta qua? Cosa mi passa per la testa? Cosa no? Non mi sento bene. Morte? C'è uno strano odore nel palazzo. Mi manca il peso del mondo. C'è uno strano odore nel palazzo. C'è un gatto morto dentro un trasportino. E mo? Ma è qua dentro? Sì. Quindi? Ho il vinile. Abbiamo un giradischi da qualche parte. C'è il giradischi? Questo è stato. Chiudi, va. Non c'era un giradischi? Perché sto cercando nel bagno il giradischi? C'era il giradischi, ragazzi. Ah no, il giradischi è dentro l'ufficio. Quindi i vinili li tengo a casa, il giradischi lo tengo in ufficio. Quest'uomo non è uno psicologo. Non è uno psicologo normale. Ma ragazzi, vogliamo... Chi è Magdalena? Chi cazzo è Magdalena? Avete mai sentito parlare di Magdalena? È la moglie. È la cucina. È la moglie che sta in cucina. Ma come vi permettete? È la cucina dentro ogni moglie. Ah, ok. La fidanzata, la sua ex, il gatto. Ma giocherai a Martha is Dead. Adesso prendo 8 metri di rincorsa e corro fortissimo contro lo spigolo di un tavolo. Cosa cazzo c'entra adesso? Proprio con l'occhio, così. Lo apro. Ah, è la cugina. Ma non ne abbiamo mai parlato nel gioco, quindi per questo sono abbastanza... Odio quando la narrazione è fatta così. Quando nei giochi horror non ti dicono un cazzo fino alla fine e alla fine ti devono fare lo spiegone... Spacca mascella. Tramite, tra l'altro, testo scritto, perché non potevano fare manco un cazzo di dialogo. Vabbè. Un po' deluso da sta roba. Però. Quindi mi ha detto di andare sul tetto, ma prima voglio ascoltare il giradischi. Tra un lag e l'altro. I can listen to songs with this. Tra l'altro l'unico giradischi che abbiamo trovato. Time for some music. No, not working. Ma no! Here comes a save. Ah, è la canzone del... Ah, è la canzone del gioco. Ok, pensavo fosse chissà che. Ma porca... E allora dobbiamo andare su. Let's go, go, go. Scale del tetto. Tonya! Allora, mi spieghi un po', no? I wish this ending could have been a happier one. But life doesn't work that way. Getting rid of me will be the challenge of a lifetime. You may have won the battle, but you've only saved yourself. Agent Rainbow is still out there, and you are powerless to stop what's coming. Vabbè, e allora, in sostanza. Don't listen to him. Ho paura? He's afraid because he knows exactly what you're capable of. What am I capable of? Allora, ragazzi, probabilmente questo psicologo che si è messo a curare gli altri soffriva di questa paranoia, ok? E ha contaminato, tra virgolette, la mente dei suoi pazienti che si sono uccisi. Questa paranoia è lui, è questo uomo che lo perseguita da bla 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 bla. Time will tell. Dovrai pazientare. Attenzione. So, this is goodbye? Goodbye. You said goodbye before. I wouldn't lose any sleep on it. I'm sorry. It was my fault. I should have known. You did your best. You loved me, and that's all I ever cared about. Besides, I live on in your head, so that's something. Thank you, Tonya. For everything. Dai, salta. Non mi... Ah! You're a real cool cat. Sì. La dea che ha preso forma e ti ama. Yeah. I know. Ciao. Arrivederci. Quindi, che faccio? Mi lancio giù anch'io? T'è finito così? Ma dai! Ma che cazzo!
perché? Ma perché? Ma che fastidio! C'è stato un gameplay della Madonna! Non è stato più horror dopo la terza ora di gioco. Però cazzo, porca troia, che finale è? Magdalena non si sa chi cazzo sia, non lo sapremo mai. Ma così? Ma peccato, davvero tanto peccato. Ma cosa bellissimo, dai, ma per favore. Cioè, finale simbolico, ci siamo. No, dai. Mi spiace. Tieni premuto per saltare, ma giù dal balcone. Ma stiamo volando? Oh, ci stiamo inebriando. Attenzione. Libriamo alti nel cielo. The Living Tombstone. Io penso che gli sviluppatori hanno fatto un bellissimo lavoro nel gameplay, perché tutti gli enigmi ambientali che ci sono sono sì ripetitivi per tutta l'avventura, ma il gioco in realtà, vabbè, noi l'abbiamo anche dovuto dissezionare per via delle live, però se te lo giochi di fila penso che possa anche essere durare quelle 10 orette lì, tono. Anche magari prendendo tutti i collezionabili. In realtà è un bellissimo gioco, anche tecnicamente è fatto molto bene, cioè graficamente è fatto parecchio bene. Ma la storia, cazzo, era così figa, ti carica tutto sto hype qua, degli agenti segreti, per poi scoprire che è una paranoia di lui, che ha ucciso i suoi pazienti con la sua stessa paranoia, ma che sei innamorato del gatto, sta roba me la devono veramente spiegare, è allucinante questa cosa. Cioè, capisco che sia il companion buttato lì, ficcato lì per farti dire, ah, però cazzo, dai. Cioè, ma no. Solo per parlare col gatto, sì, sì. Vabbè. Sto tenendo premuto. Dai, adesso c'è il vero finale, su. Desmond! Desmond, can you hear me? Are you in there? Damn it! È Magdalena? Desmond! You're breathing. Yes! I heard you, man. I heard you in the back of my mind. My goodness, what did you do to this place? Judging by the package on the table, I guess they got to you before I did. Bastards. Ancora. You'll be all right, my friend. Rest. And when you feel better, we'll take the fight to them. Ancora. Quindi non è cambiato un cazzo. Quindi siamo ancora paranoici. È ancora tutto nella nostra head. Bene. 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 Da 1 a 10. Per voi e non per me. Quanto gli date? Dai. Son curioso. Era Lucas? No, ma non esiste. Il fatto è questo. Tutti i pazienti che ci sono... In realtà non esistono, o meglio, sono esistiti, ma si sono uccisi. Tutta la storia che ci ha detto i pazienti non esiste, è una roba che si è inventato lui nella sua testa. Quindi questo finale, per farti capire che nonostante sia finita il momento di crisi, lui si è ancora imparanoiato e che ci sarà forse un secondo capitolo dove lui si farà altri 500 secondi mentali, oppure semplicemente quel finale aperto che ti farà capire che quest'uomo sarà sempre imparanoiato e che il suo, appunto, la sua psicosi lo perseguiterà alla fine. Ma uno psicologo può essere psicotico? Se il dottore si ammala, chi lo cura? È una cosa orribile. 75, 8, 6.5, 6.7, 5, 7, 7, 10 e lode. Come l'ergastolo. 32, 7.5, io 7, 5, 5, 3. Mi sto segnando i numeri. 8 e mezzo, la Madonna. Non so. Boh, non lo so, ragazzi. 10 per Patatonia, sì. Non so, l'ho trovato un po'... Ripeto, il gameplay è tanto bellino. Bellino. Un buon gameplay. Bello solido, mi ha tenuto impegnato. Però... horror non è. Cioè, questa è stata la serie meno horror a cui abbia mai giocato, penso... Perché smette di essere horror dopo la terza live, diventa action. Ma l'inizio era molto bello, l'inizio era bello inquietante.
un uomo chiuso dentro uno scantinato di una specie di hotel in questo post apocalittico con questi mostri di inchiostro, cioè è fuori di testa lì, lì per lì. Però vabbè. 69 palese, bene. E ora non lo so, e ora non lo so. Bella domanda. Tra l'altro Martha is Dead è in aggiornamento in questo momento. Lo sto facendo aggiornare, quindi non potremo neanche giocarlo per adesso. Ah no, aspetta. Forse ha finito, perché lo stavo facendo aggiornare mentre stavamo giocando, perché ho pensato che avremmo finito un po' prima. Vediamo un po'. Ho giocato per 93 minuti a Martha è morta? Ma come? Ma quando? Non è vero, è una bugia. Sarebbe stato molto più bello se ogni porta non fosse stata bloccata dall'altra parte. Ah già, è vero. No, è Elden Ring domani, ragazzi, dai. Non abusiamo. È bellissimo Elden Ring, ma non abusiamo. Cioè, se mi dite Elden Ring, finisce che lo gioco. Per favore, state buoni. Sto intanto vedendo se riesco a finire di aggiornare Martha è morta in tempo. Verifica in corso. Ci siamo quasi fermi. Dai, muoviti. Potresti vedere il breve trailer di questo gioco horror molto inquietante che si chiama Visage. Già lo conosco, Matt, grazie mille. Ma la votazione, volete fare la votazione per quale gioco? Siete sicuri? Ma We Were Here Together lo facciamo mercoledì. Io sono molto schematico. Forse un po' di autismo ce l'ho. Se le cose non vanno come voglio io, inizio a incazzarmi, a schiumare dalla bocca. E oggi non è il giorno di We're Here Together, è mercoledì. Zelda. È vero, potremmo continuare Zelda. Nel doppio birra. Martha è morta, ha finito. Ragazzi, fate voi. Frase rappresentativa, ma che cazzo è sta cosa? Ma chi se ne frega, vabbè. Fai partire una votazione, Andrea, dai, fagli scegliere tu il gioco di stasera. Fate voi, democratici. Democristiani. Democratizzate. Scegliete. Io metto le mani avanti per non metterle in faccia. Fate voi. Io me ne lavo le mani. Andrea, scegli, metti tu i giochi e buona. Tanto, metti i giochi della settimana. Il problema è che esce domani, se no potevamo fare coso? Eva Knives Death, però non l'ho ancora comprato perché esce domani, ragazzi, purtroppo. Se no ve lo facevo vedere, perché è bellissimo. Almeno il trailer. Amica, ma c'è anche la collector di Martha è morta dove ti regalano la macchina per fotografare. Incredibile. Poi Andrek, qualora facessimo Martha, cambia tu il nome della live, mi raccomando scrivi Uncensored, perché ragazzi vi ricordo che Martha è morta è un gioco senza censure, lo giochiamo senza censure, è un gioco molto macabro, un gioco per adulti, vi avviso, quindi Andrek scrivi anche 18 plus, che ci piace, vi avviso, quindi se siete sensibili a ciò che è gore, a ciò che è macabro, siete delle fighette, attenzione, uscite, perché... Non vogliamo urtare la sensibilità di nessuno di voi, va bene? Però è un gioco tutto italiano. Cambia qualcosa questo? Beh sì, che è fatto di merda. Cosa? Giocherai a Frembo? Martha è un gatto. Solo per i bimbi grandi. Conosci From the Darkness? Sì sì, bello. Ok, volete giocare a Martha? Bene, facciamo partire Martha. Sto facendo partire Martha. Gioca? Yes. Due Horror Night al prezzo di uno. Incredibile, incredibile. Tra l'altro non so quanto duri questo giochino qua. Non credo duri tanto però. Tony, grazie mille bestiaccia. Molesto il Yuk, Rotu Valhalla, sapete chi ringraziare. Sto scattando, sto andando a scatti. Niente. Abituatevi, VC. Vediamo se va. Ah, che cazzo. Che sacide. Si sta rompendo tutto. Ha funzionato? Boh. Streamlabs, eccolo qua. Fermi, Boni, datemi un attimo tempo per sistemare. Così. Ok. È dritto? Più o meno. Sposto leggermente a sinistra. E
E tra l'altro faccio la magia con le impostazioni audio, perché l'altra volta era rotto l'audio, quindi adesso facciamo così. Adesso noi abbassiamo il volume generale fino a 80. Teniamo i dialoghi al massimo, abbassiamo la musica fino a 80 e poi alzo il volume della live a manetta, così si sentirà di più l'audio e il resto. Fermi. Lo stratega. Ok. Perché altrimenti poi il volume dei passi, quelle robe lì, è troppo alto e impazziamo. Meglio, si sente di più il pianoforte di sfondo, riuscite a capire che è un horror. Continuous. Ci siamo? Sentite il silenzio del caricamento? Si sente, si percepisce? Auri, grazie mille, Rotuvalhalla. Gli effetti sonori, chi se ne frega? Sono già al 100. Gli effetti sonori sono... Che molti non lo sanno, l'effetto sonoro è quello... come si chiama? Tipo i passi, non so, caricamento dell'arma, eccetera. Poi c'è la musica, che è la musica... pianoforte, la soundtrack, poi c'è il parlato, cazzi e mazzi. Ci stiamo giocando il gioco non al massimo della definizione, perché se vado sopra il consigliato, che nonostante abbia una 3080, si rompe. Abbiamo qui le carte, mischia. Come divinazione? Che sta succedendo? I tarocchi? Aiuto! Il bagatto. Bene, buono. Iniziamo già. Il mondo. Non c'è la luna nera. Gli amanti. C'è la fine di un rapporto. Non si sente un cazzo. Ma i miei progetti avranno successo. Mi manca solo di sapere quali siano questi progetti. Riascotta. C'è la fine di un rapporto. Riascotta. È chiarissimo. C'è scritto riascotta, ma guardate. I miei progetti avranno successo. I miei progetti avranno successo. Mi manca solo di sapere quali siano questi progetti. Riascotta. Buono, chiudi. Posso fare un'altra divinazione? Sono curioso adesso. Ma posso farlo quando voglio? Divinazione al giorno. Ah, solo una divinazione al giorno. Ok, mi perdoni. Ho rotto tutto. Riascotta. Chiudi. E si sente ancora troppo basso il volume. Allora, non lo so. L'audio può superare il 100 come? Non male questo. Ma va a cagare, ma da quando? 150% che cazzo vuol dire? Sviluppatori, ma porca troia! Ma che senso ha? Che senso ha? Vediamo un attimo. Non male questa fotografia. La meglio? Funziona perfettamente a quanto pare. È meglio, ragazzi? Si sente meglio? E allora a sto punto aumento anche gli effetti sonori. Sto incidendo proprio sul disco. È un minigioco anche soltanto il menu, vedi? E questa è professionalità. Buono, cosa devo fare? Con tab? Non mi ricordo più i tasti. No, non fare foto, metti via stanzia di Marco Ingegno. Buoni così. Allora, il tasto G era, no, il tasto M di Mpa, diario di bordo. No, obiettivi, eccoli qua. La mia stanza, trova le chiavi, nella lettera la tata non dice dove ha lasciato le chiavi e poi di sicuro la mamma le avrà già prese. Hanno un portachiavi rosa attaccato. Ok, devo trovare le chiavi, le ho trovate già le chiavi, mi ricordo. Cosa da fare? Ho trovato questo biglietto tra le cose della mamma, la scrittura di Martha, ma non ha alcun senso. Il messaggio dice: cara mamma, è difficile ma devo dirti una cosa, ho scoperto che Giulia is pregnant. Vai al lago domani alle 7 e osserva mentre fai il bagno, vedrai che inizia a notare la pancia. Questo l'abbiamo già fatto, ma quelli già fatti contrassegnati sono con la spunta, giusto? Scatta la foto a Martha, adesso lo facciamo. Leggi il giornale del 18. Legge giornale 19, vabbè, ho fatto un po' di robe, devo trovare le chiavi, troviamo ste cazzo di chiavi. Ha detto che sono su un portachiavi rosa.
Questi sono i gioielli della mamma. Li indossa tutti i giorni, anche se il babbo dice che è sconveniente e pericoloso in questi periodi ostentare la ricchezza. Ostentare la ricchezza. Lei, come al solito, non vuole sentire ragioni. E finiscono per discutere fino a che il babbo non se ne va a giocare alla guerra, come dice lei. Come a giocare alla guerra? Non è che gioca alla guerra. Signora, ha una visione del mondo un po'... Tipo, questo fucile le sembra che sia per giocare alla guerra? Allora, io farei una foto... Ah, guardate che il quadro pian piano si sta componendo, ed è ovviamente un incubo, come giusto che sia. Io farei una foto a Marta, che credo sia rimasta morta, in camera da letto, non è vero? Voilà! Bello! Sembra uno di quei hotel che prendi in Toscana con TripAdvisor. Sì, ci sono i cadaveri nei salotti, a quelle puoi fare le foto. Eccole qua! No, aspetta, vabbè, questo qua è l'obiettivo. L'unione del popolo, attenzione. Questo qua è uno degli obiettivi. Il comandante superiore delle forze armate germaniche comunica. Primo, chi si trovi in possesso di armi o esplosivi non denunziati al comando tedesco sarà fucilato. Secondo, chi ospita banditi oppure li protegge e fornisce loro vestiario o armi indovinate sarà un po'? Fucilato. Terzo, se qualcuno è a conoscenza di un raggruppamento di ribelli o anche di un singolo ribelle senza averli segnalati indovina? Sarà fucilato. Buono. Ah, posso approfondire? Non mi interessa. Più che altro voglio cercare le chiavi di casa. Allora, foto al volo. Non so da quale sia la prospettiva migliore. Oddio, posso accarezzarla? Ma che diavolo? Per un attimo mi sembrava di aver visto... Satana. No, no, non è possibile. È solo tutta questa situazione. Non è solo tutta questa situazione. Allora, con calma. Non so se fa la foto qua. Usiamo la macchina. Stavolta... Allora, adesso... qua è un po' un casino, ragazzi, perché mi devo ricordare le robe. Allora, rotazione... Ah, con questo sposto la visuale, ok. Altezza... cos'è? Con RF? Allora, così... Oh mio Dio, no. No, 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 che cazzo sta facendo? Che cosa inclini? Non è Instagram qua, è un cadavere, un po' di rispetto. Giù? No, non inclinare, non inclinare. Giù? Ok, così. Posso avvicinarmi? Troppo lontano. Fuori fuoco. Troppo scuro. Soggetto inquadrato. Fuori fuoco. Adesso è fuoco? E adesso è fuoco, troppo scuro. No, non è più a fuoco. Adesso è fuoco, troppo scuro però. Quindi adesso vado a regolare il fuoco. Troppo scuro. Non mi fa... Ok, fuoco e diafra, esposizione. Ci sono? No, non so come funziona. Non so come funziona. Ok, ci sono, giusto? Esposta correttamente. Scatta. Fatto. Ho vinto. Sarebbe bello poterti avere... Beh, però è facile fotografare la natura morta. Non sarebbe bello un bel paesaggio con gli uccellini, no? Dove cazzo è la... Qua. Andiamo a sviluppare. Ansia. Ok, vediamo un po'. Che succede? La definizione... Il megafono. Allora ho letto giusto. Che bella la dislessia. Ho letto megafono, mi sono immaginato chissà che... Incredibile. Cos'è sta roba? Cos'è? Con questo filtro posso scattare da molto vicino. Ah, il macro. E con questo? Filtro rosso e foto super contrastate. Ok. Filtro arancione. Quando c'è nebbia e foschia, migliora l'immagine contrastandola un po'. Ok. Filtro blu. Ottimo per le foto di interni. Filtro verde. Con questo filtro no. Tutto diventa più grande. Con questo filtro riesco ad inquadrare più cose, tutte insieme. Spider-Man. Questo? Ho un paio di tette, mi sono sbucate da nulla. Nella prima puntata non c'erano. Sto crescendo.
una lente e un rullino a infrarossi. No. Possono fotografare quello che l'occhio non può vedere. E se non lo vuole vedere ci sarà un motivo però, cara mia. Cara la mia ragazza. Allora, questo cosa fa? Devo fare attenzione a tenere basso il volume quando ascolto. Non devo farmi notare. Devo ricordare che dovrei essere sorda. Devo ricordare che dovrei essere sorda. Sì, babbo. Per me possiamo cominciare. Sto già registrando. Oh, no. La mia voce sarà terribile. Ma dai. Non volevi studiare anche canto? Studiare anche canto? Ero piccola e stupida quando dicevo queste cose. Pronti? Vai! Le prove per il concertino della settimana scorsa. Che bello. Non sto capendo un cazzo. Non avevo mai sentito la registrazione. Una cosa molto importante. La mia voce però è orrenda. Avevo ragione. Altro che canto. L'arte è una cosa molto importante. È arrivato il momento di stampare quei rullini. Non posso aspettare oltre, anche se vorrei poter fermare il tempo. Ah sì, lei suona il... No, cos'è? Non era il carinetto. Questo che cazzo è? Com'è che si chiama? Dio buono, non mi ricordo più. Lo strumento lungo che si mette in bocca. Dai, l'oboe, esatto. Oboe. Quante macchine fotografiche ho in tasca? Bella la musica però, madonna. Queste immagini potrebbero cambiare tutto. Quindi lei comunque sta fingendo di essere sorda, quindi confermato, lei, Giulia, sta fingendo di essere Marta, che era sorda, che è morta, e lei gli ha rubato l'identità. È una tale angoscia non ricordare. Chi lo dici? È come perdersi dentro se stessi. Quindi confermata sta roba, giusto? Scegli la foto da sviluppare. Quante foto ci sono? Quante foto ho fatto? Posso svilupparle tu? No, allora, sviluppiamo questo. Però non mi ricordo più. Allora, così, ok. Regolare ingrandimento con voice. Ok. Giusto? Boh. Ok. Come fuori fuoco? Ma come fuori fuoco? Non è. Oddio. Impressiona la carta? La devo spaventare? Regola la messa a fuoco, ok, giusto, giusto, giusto. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi, perdonatemi, non mi ricordavo. Impressione. Una fotografia è insieme presente e passato, come un corpo morto. Madonna santa, è come non un corpo so morto. Cosa spero di trovare. Cosa vuoi sperare di trovare? Su quella sedia che c'è là dietro ci sarà il demonio che se la ride. Ha ha ha, ha ha ha. Space, ferma immersione, al cinema. Attenzione, abbiamo ancora 6 secondi. Puff! Direi, foto perfetta. Madonna, che ansia! Il suo volto non può più dirmi nulla. Lo sapevo. La sua mancanza di espressione mi spaventa. Non adesso so mi giro dietro di me. Tenere questa foto vuota con me o buttarla via. Metti nell'album. Stiamo per avere un jumpscare! Voi non avrete paura, ma io sì! Stavolta l'ho invertito, avete visto. Beh, possiamo volendo sviluppare il resto, però non lo so. Mettila come sfondo? De che? Ah, sul telefonino. Possiamo zittire... No, non perché sia brutto, per carità, eh. Però... L'obiettivo nostro qual è? Scusate. Potremmo sviluppare le altre, però non lo faccio, ragazzi, perché non credo sia necessario per la storia. Non voglio stare a perdere molto tempo. Anche perché sono quasi le 23, porca puttana. A sto punto avrei giocato direttamente a Marta è morta, ve lo dico tranquillamente, perché questo gioco mi sta piacendo. Le ricordo da sempre. Ho sempre cercato di fuggire il loro sguardo. Fuggire il loro sguardo, bella sta frase. Ma dove devo? Cosa devo? Mi sniffo il pepe? In cucina? C'è lo stappa bottiglie a muro. Va che bel tempo. Guarda. Guarda lo skybox che si vede là in fondo. Questi sono i vasi di Elden Ring. Basta. Dobbiamo assolutamente capire cosa devo fare. Col tasto B nella sezione... Ah no, col tasto M... Obiettivi,
trova le chiavi. Nella lettera la tata dice dove ha lasciato le chiavi e poi di sicuro la mamma le avrà già prese. Ha un portachiavi rosa attaccato. La lettera. Dove cazzo è sta lettera? Non è qua. Non sto sbagliando tutti i tasti. Qui forse nel diario? Borsa qua, diario. Questo è il diario? Diario di... Oh, madonna mia, ma... Chiudi. La macchina che avevamo preso al lago c'è già. L'obiettivo è quello di trovare le chiavi, ragazzi, però devo capire dove si trovano. È quello il problema. Mi immagino siano al piano superiore, vicino a... Nella stanza della mamma e del papà, però devo un attimo capire... Intanto come arrivarci? Ok, sì, perché mi sto perdendo. Datemi un attimo di tempo. Quindi di qua. Questo è un altro fucile? No, è una scopa. Questa porta è chiusa, la porta di... Perché ci servono le chiavi per entrare in questa stanza, ragazzi. La stanza di Giulia, che in realtà è la nostra stanza, perché noi abbiamo rubato l'identità a Marta una volta morta. Motivi? Chi lo sa? Questa, qui c'è camera nostra, qui c'è il bagno, io il letto. Come il letto com'è conciato? È ancora conciato così? Oh sì, Dio, qua non c'è un ca, via. Forse in camera della mamma sopra la scrivania. Ok, perfetto, ottimo, 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 ottimo. Dove no, questo è il balcone della mamma. Oh, ma qua c'è una porta. Che è successo? È caduta la mamma? Vabbè, si alzerà, insomma. Qua non c'è niente. Eccoci, sopra la scrivania. Portachiavi con... Il portachiavi è rosa, ha detto, ma non vedo niente. Qua, vediamo un po'. No, qua non posso passare. Come cazzo cigola sto posto? Qui non c'è niente. Qua non c'è nulla, manco qua. Col tasto... Sulla barra spaziatrice posso evidenziare i punti di interesse, gli obiettivi. Però non è uscito niente, ragazzi. Il portagioie, a parte il dialogo di prima non ci ha fatto dire niente. Qua non posso fare un cazzo, non c'è, qui non c'è. Sulla scrivania del padre, andiamo a vedere giù. Penso sia questa la scrivania del padre, no? Questa qua era la lettera della tata, giusto? Generale Eric. Direi che non è la testa. Coprifuoco e comportamento delle... No, direi che non è la... Tedesco di San Vincenzo. No, non è la tata. Numero di telefono. Sì, ok, buono, bene, grazie tata. Qua? Non posso avvicinarmi alla radio? Non posso, mica. Non riesco non ci riesco da... Ok. La radio va tenuta sempre accesa di questi tempi. A volte può salvare la vita sapere le cose per tempo. L'ha nascosta da qualche parte, il problema è che le chiavi sono state nascoste, ragazzi, ma bisogna capire dove, quello è il fatto. L'indizio è nella lettera della tata. La lettera della tata non mi ricordo dov'è, purtroppo. Forse l'ha al cadavere. Let's go, go, go. La casa è questa, più di così non è che si può fare tanto. Proviamo a vedere nel salotto. Qua ci sono... No, questo è il giornale, non c'è un cazzo. Nel camino direi di no. Nel pollaio, nella cucina, sbarra spaziatrice, non mi compare nessun punto di interesse. Qua c'è una lettera che non posso leggere, c'è scritto roba che non riesco a leggere. Qui c'è del pane, qui c'è un coltello che non taglia. Dalla punta arrotondata, porca... Qua si scende giù. Qua c'è il telefono che non posso usare, delle sigarette che non posso fumare. Marta. Basta. Nella tua stanza? Nella mia stanza? Ma come, scusami? La cuccia del mio cane, quello nuovo. Come quello nuovo? Non mi ricordo che fine fece il primo, ma quando penso a lui mi viene l'angoscia. Buono. Non posso uscire, ovviamente. Mi sa che lo tieni con la storia. Come con la storia? Ho capito, ma ragazzi, è che... Vi giuro, non so cosa cazzo devo fare. Allora, a sto punto, forse l'obiettivo non è quello di prendere le chiavi. Stampa la foto. Sviluppa i rullini. Ah, forse devo fare questo? Ah, devo fare questo, ragazzi. Le macchine fotografiche al lago. Ma che deficiente. Devo sviluppare i rullini delle macchine fotografiche al lago.
Scusate, cazzo, ho perso tempo per niente, perdonatemi. Pensavo di dover fare le... Pensavo di dover fare quello, scusate. Let's go, go, go. Vabbè, ci mettiamo poco, dai. Giusto, giusto l'obiettivo al volo. Posso saltare, tra l'altro. Ottimo. Però, quindi, adesso. Buono. Sviluppa questa foto, dai. Così, così. Perfetto. Per la messa a fuoco A e D. Perfetto. Bella. Santo cielo. Posso saltare. Così me la... Almeno posso saltare i procedimenti. Se no, ragazzi, ci mettiamo una vita. Fermiamo l'immersione che rappresenta di una foto che rappresenta una fogata. Eccoci qua. Sto portando Marta a riva. Sto cercando di salvarla. E chi cazzo ti ha fatto la foto? I ricordi, per quanto confusi, corrispondono alla realtà. La dama bianca. Mi sento un po' meglio. Ora posso... Anzi... Devo scoprire chi ti ha fatto del male. Sarà questo famoso Lapo. Forse dovrei incontrare la dama bianca. Lei potrebbe dirmi qualcosa. Sono discorsi da pazza. Sì, è vero. Ma cosa c'è di normale in tutto questo? Allora forse bisogna essere pazzi per ottenere qualcosa. Mettiamo... E Marta è morta. Mettiamola via. Altra foto da stampare. Che è? Le vasche per stampare sono tre. Sviluppo per primo risciacquo e fissaggio. Secondo lavaggio direttamente nel lavandino. Secondo lavaggio direttamente nel lavandino. Vuoi far sparire le macchie? Kingslayer, grazie mille, bestiaccia. Rotto Valhalla. Come l'ho detto? Vabbè, l'avete capito, importante è quello. È stata Magdalena? Magdalene. È stato Kevin, minchia. Dai, su però, salta sto cazzo di... Ok, dai, se no ci mettiamo una vita. Qua ci sono un mucchio di foto, ad esempio questa. Qua devo stare a svilupparle tutte, quelle dove si vede qualcosa. Qui c'è lei che si butta. Allora, con calma, perché magari alcune foto non servono un cazzo. Il fatto di doverle stampare una alla volta mi brucia dentro. Qui, ad esempio, abbiamo Marta senza un braccio. Sta povera Crista, cosa gli hanno combinato? Voilà. Salta, ma una alla volta, ma che palle. Mi ha già dato l'obiettivo. Come mi ha già dato l'obiettivo? Ma io voglio scoprire di più. Qui stavo correndo verso il pontile, proprio come ricordavo. Questa è la scena che abbiamo vissuto. Metti nell'album. Ma quindi chi ha fatto la foto? Sono i genitori. Cioè, una delle tue figlie gemelle esce fuori con il cadavere dell'altra gemella e tu fai una foto. Perché devi ricordare, non sia mai. Poi dicono che sono i giovani con questi telefonini, vedi? Li ha scattati in automatico col movimento. Ah, era l'autoscatto. Ah, scusate. Qualcuno però l'avrà piazzata lì la telecamera. E quindi la telecamera, la fotocamera comunque si è spostata ed è riuscita a fotografare. Prima lei che entra in acqua, poi lei che è in acqua. Non pigliamoci per il culo. La mamma è un paparazzi. Qua c'è il molo, la morta l'abbiamo già fotografata, questa siamo noi, l'abbiamo già fatta, questa l'uccellino, chi se ne frega, abbiamo fatto tutto. Queste foto qua, perché non le posso? Perché non si sa. No, aspetta però. Ecco, questa qua vorrei sviluppare, questa che mi sembra un molo. No, lei che si lancia, vabbè, lei che si butta giù. Voglio sviluppare questa del molo, perché non, magari c'è qualche dettaglio... inquietante, interessante. Poi dopo andiamo. Sto diventando un esperto. Con questa musica che ci delizia, mentre che possiamo notare i nostri capelli fatti in pixel art. Perché c'è il simbolo di un cervo che salta per vicino all'orologio, al timer della roba? Butta via. A saperlo. Va bene. Abbiamo fatto dunque? Confermiamo? No, non il diario, non il diario. Madonna, com'è cambiata la luce. Non il diario, obiettivi. La dama bianca, raggiungi il lago. Ah, ok, buono. Però ovviamente sta roba qua la faremo la prossima volta, bestiaci. Mi dispiace che purtroppo siamo costretti a...
appunto a stoppare, però la prossima volta continuiamo. E niente, continuiamo la prossima. Che suoni? Sento passi, ma nessuno sta camminando. Prossima volta continuiamo, bestiacce, e proseguiamo. Dimmi che posso andare in bicicletta? Sì, che figata. La mia Graziella? PC con la ruota sgonfia, Ma che come al sfiga! solito. Una pompa risolverà il problema. Ok, quindi possiamo volendo andare in bici. Basta una pompa. Al cinema. Ok, posso tramutarmi in pianta? No. Salviamo. Il bosco. Salvataggio automatico, nuovo salvataggio, dai, fammi nuovo salvataggio, fammi nuovo salvataggio. Salva, salva. Sta salvando? Il bosco, perfetto, con questo catino per il piscio davanti, perché io a me piace, penso che il salvataggio, la miniatura del salvataggio sia una foto stessa del ricordo di quello che è il gioco, perché noi in questo gioco siamo fotografi, quindi ci sta anche questo. Lo continueremo la prossima volta, bestiacce, promesso, aspetta però facciamo così, che ho paura sempre che mi si fotta il salvataggio. Questo è bello, cazzo. Vedi? 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 Dobbiamo giocare direttamente a Marty's Dead. Porca troia. La pompa della bici nella veranda. Ah, lo si già, perfetto, ottimo. Emily, grazie mille per i tre. Sempre una gioia per me, bestiacce. Tony Joe, tu Valhalla. Quindi, allora, adesso sto un pochino pensando alla programmazione, a come potremo fare. Venerdì c'è We Were Here Together. Settimana prossima, appunto, ci saranno anche tutti i giochi della Nintendo. Però potremmo anche recuperarla questa Horror Night che abbiamo sprecato, tra virgolette. Che poi non è che l'abbiamo sprecato, ragazzi. Però, insomma, in Soundmind andava finito. Non mi aspettavo un finale così schifoso, francamente. Mi ha proprio deluso. E non mi aspettavo finisse in mezz'oretta. L'avessi saputo, l'avrei concluso nell'altra live, no? Quella che abbiamo fatto, finale. Mi aspettavo un altro livello completo. Invece era stata proprio una boss fight veloce. Boss fight al volo, però vabbè. Allora, devo capire come impostare questa Horror Night. Cioè, perché si potrebbe volendo fare un'altra Horror Night. Però non voglio togliere We Were Here Together e non voglio togliere il The Ring. Perché se non andiamo avanti nel The Ring non lo finiamo più perché è lunghissimo il The Ring. Quindi, insomma, è un casino. Anthrax, grazie per i 100. Sifu non lo portiamo più. Non lo fruttiamo più, Sifu. Perché Sifu non vuole. Non vuole essere portato. Faremo la petizione per il prossimo mese per farti giocare a Visage. Non lo giocherò adesso, perché quando mi dicono che cosa fare, io in automatico non lo voglio più fare. Sono fatto così. Mi amo. Per questo. Elden Ring lo portiamo tutto, sì, ma tutto nel senso soltanto la campagna principale. Il resto è giocato in una serie che si chiama Offscreen su YouTube, che tra l'altro è uscita una nuova puntata con il buon Zadek che mi ha dato una mano. Quindi se volete, lì c'è roba. Comunque, la storia di Marte Morta si sta intricando. Metto una musica di sfondo. Si sta intricando. È intricante. Allora, fatemi mettere la musichetta. Adesso potrete... Perché YouTube è diventato bianco? Io avevo messo la versione notturna. No, sta roba mi manda in copyright, questo? Questo qua mi manda in copyright lo stesso, ma sti cazzi, fatemi abbassare il volume qui. Si sente? Va bene? Dà fastidio? Va bene, ragazzi? Troppo alto? Non so prima come si faceva senza modalità scura. Cazzo, le diottrie, io sto perdendo gli occhi, ragazzi. Va bene, va bene? Pass, grazie mille, bestiace, per i 20. Allora, questo non è soft porno, questo è il blues, ragazzi. Questa è l'evoluzione, anzi, questo è lo slow blues, l'evoluzione di quello che è la. Il, anzi, come si chiama? La musica che ha anticipato il rock, la musica sofferente, la musica che parla di essere fottuti, ma anche di fottere. E questo è il blues, una musica che è un tipo di... No, non è... sì, è porno in quel senso, però a me piace un botto. Gli strumenti che vengono utilizzati. Poi, il fatto forse che io sia dislessico implica anche un certo, diciamo...
gusto per quello, per tutto ciò che è in scala, sia nei disegni, sia nella musica, sia nei numeri in generale. Quando le robe sono in scala mi piacciono. Il blues si basa su delle ripetizioni delle stesse note, con un ritmo lento o velocizzato. E quindi questo mi porta a piacere il blues. Anche la musica classica, ad esempio, la adoro perché c'è sempre quel crescendo, ci sono molte scale in mezzo, c'è tutta quella parte appunto artistica dove esplode, il climax, alto, basso, cioè c'è proprio quel concetto lì, per questo ascolto solitamente questa. Il metal uguale, perché anche quello c'è proprio un richiamo. È una ritmica, una metrica molto, molto simile. E il blues però ce l'ha proprio nel DNA, cioè il blues è quello, è ripetizione. Il blues è un musicista logorroico che ripete le stesse robe, capito? Vedete qua, si sente di sottofondo sta roba qua e io impazzisco. Tu sei in scala, sì, e niente, suoni degli strumenti, suoni i denti con delle bacchette di legno. Ho provato a fare un po' di roba da solo, in autonomia, ho provato a imparare a suonare la pianola, non il piano, non ci provo nemmeno, e me la cavicchiavo. L'armonica è la prima roba che ho messo in bocca, e la chitarra. La chitarra però poi, con la chitarra ho fatto un corso di musica, un corso di suono, chitarra classica e acustica. E però non è andato da nessuna parte, nel senso che ho il mignolo troppo piccolo e l'indice troppo lungo e quindi non ce la faccio. È un delirio per me. Ti piace il chillop? Lo odio con tutto il mio cuore, cioè non c'è altro al mondo che odio di più del chillop. Proprio non lo sopporto, non voglio mai più sentire una roba del genere in vita mia. No ragazzi, non so neanche cosa sia, francamente. Suono la batteria, bravo! Che cazzo di suoni sono? Certo che mi piace la batteria, ragazzi. Come fa a non piacere uno strumento? Cioè, lo strumento compone la musica. Se non ti piace uno strumento, vuol dire che non ti può piacere la musica. È impossibile che non ti piaccia uno strumento. Qualsiasi strumento è utile ed è bello. Qualsiasi strumento. Forse l'unica cosa è il triangolo. Perché è il triangolo. Dannate dita, esatto. Certo che mi piacciono i corn. Ciao Simone, ciao! Il sax, ah, che meraviglia di suono. Ecco, il sax è porno, non me ne frega un cazzo. Il sax è pornografico. Il clarinetto, bellissimo. Ma dipende da come la suoni la fisarmonica. Adesso purtroppo non posso farvi ascoltare per via del copyright, ma la fisarmonica è sempre associata al country, è sempre associato appunto alla sagra, no? Quando si mette lì al campagnolo, ma non è assolutamente così. Ogni strumento deve essere suonato in certi modi, cioè Muddy Waters utilizzava l'armonica in maniera allucinante, non la suonava lui, però è protagonista del blues ed è suonato in un modo bellissimo, ragazzi. Cioè, dà un carattere tutto suo. È uno strumento che lì per lì non serve un cazzo, però poi diventa uno strumento da solista, perché fai gli assoli con l'armonica. E se la sai suonare bene, ci rimane a bocca aperta. Anche il banjo, bellissimo. Durandal, grazie mille bestiaccia, la tua Valhalla. Il flauto che ti fanno suonare a scuola. Mi ricordo le sedute di flauto. E mentre che si cercava di incrociare le dita per fare quel suono, e io che non ero capace, nel mentre che fissavo il maestro che annusava i capelli delle bambine davanti a me, e poi ovviamente abbiamo dovuto chiamare gli altri insegnanti e gli altri genitori, è stato arrestato. E, sì, mi ricordo dell'ora di musica. Ti piace il reg? Io voglio prendere una rincorsa di 20 metri e buttarmi contro un traliccio dell'alta tensione, nudo, ricoperto di burro e fango e acqua, molto umido, e sale anche. Tra l'altro io quando si faceva la lezione di musica,
L'insegnante delle volte si svegliava felice e succedevano cose. E ci faceva scegliere lo strumento musicale. Lui scegliere il flauto, ogni tanto dice dai, scegliete lo strumento musicale. E mi ricordo che ci aveva fatto, c'era un giorno in cui mi fece suonare il tamburo. Proprio il tamburello, quello con le dita. Fu una bellissima giornata. E era rovinata quella roba, era talmente usato che c'era la pelle sopra che era bucherellata, faceva schifo, suonava di merda, però è la scelta, è la libertà che mi ha dato quell'input. Soffriva di alitosi quell'insegnante e ti veniva molto vicino quando voleva parlarti, cioè mentre che scrivevi le note quella persona che ti si mette lì al fianco, quindi compariva la sua testa qua e diceva fammi vedere, bene, no, questa nota la devi mettere qui, esatto. Sposta, bene, così vedi, segui la linea. Ed era un problema, che immaginatevi all'incirca quei 15 minuti che non finiscono mai così. Porterai mai Portal? Beh, Portal si porta da solo. Tiratemi un mattone. La tua testa suona, certo. Ti piace il gioco Rust? Io ascolto rock alternativo. Capisci che cazzo sia rock alternativo? Che l'abbiamo ascoltato tutti almeno una volta nella vita? Ti direi sì. Però il rock alternativo... è bello. Il rock è tutto bello. Però non li ho mai... ci sono alcune categorie che ancora oggi non riesco a definirle. Cioè, tipo rock alternativo. Che cazzo è? Descrivimi il rock alternativo. È il rock alternativo, no? Un cucchiaio di chiodi voglio assaporare. Oddio, AC/DC rock alternativo? Cosa ne pensi della bicicletta? Più bella quando non ha il sellino. Rock cristiano. Che ne pensi di portare Redog con Andrea? Eh? Cos'è? Non ho idea di cosa sia, perdonami, FGF. La canzone dell'intro la fanno i nostri Delirium Chaotic Sound, che io vi invito a seguire. Ragazzi italiani che fanno... che hanno una loro band metal, hanno fatto diversi album, trovate il link in descrizione, trovate il loro sito, sono bravissimi. Hanno anche un loro canale Twitch, che noi ogni tanto li ostiamo sempre. Quindi forse magari dopo ci saranno. Boh, non so. Grazie mille. Mena la nonna inside. Grazie mille. Devo farmi scrocchiare il gomito, non riesco. Se i corn si danno al pop, diventano popcorn. Voglio pestare le mine. Ti piace lo swing? Sì. La musica ritmica è tutta bella. È bello anche il tango, non quello classico, il tango quello o il tip-tap. Il tip-tap è epico, soprattutto se sei costretto a ballarlo mentre un texano ti sta sparando con una revolver ai piedi e ti urla balla, 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 brutto cane, balla. Momenti bellissimi. Cinquantenni su Facebook be like. Esiste ancora Facebook. Il tippe-tappe, sì. Le cavalcate della Valchia. Cosa c'entra Wagner in questo momento? Basta con reggaeton, Dio Bono! Io sento suoni. Voi dovete sapere che Katia in questo momento non c'è. Katia è andata via. E sento suoni come se sul soppacco ci fosse qualcuno. Adesso io salgo. Tiro fuori una delle spade che c'ho sotto il divano. E salgo a vedere. E a caso inizio ad occhi chiusi. Ah! E vediamo cosa taglio. No, ma io non sopporto la musica... la musica in generale che c'è adesso... Il pop che c'è adesso... Non so neanche che cazzo di definizione abbia, ragazzi. Sono gusti, per carità. Non sto dicendo che faccia schifo. È un mio gusto personale. Non mi piace. Non c'è nulla che mi piaccia. Niente.
E non è questione di età, perché ci sono dei tipi di musica, dei tipi di gusti, di stili musicali fatti da ragazzi giovani che mi piacciono, cioè ragazzi, magari le new entry in qualche genere musicale che mi piace. Non c'entra un cazzo l'età di quando ascolti la musica, sono gusti. Un bambino può battere il ritmo, che cazzo ne so, mentre sta ascoltando appunto la musica classica e sbattersene i coglioni mentre sta andando l'ennesima canzoncina di Sanremo. Il problema è che a me non piace il pop di adesso. Il pop di adesso non lo riesco a buttare giù. Per me è tutto uguale, addirittura le stesse voci quando cantano. I testi, parlo di roba anche americana, non solito, non è che faccio quello che è, la musica italiana fa cagare. Sì, ma non è solo non è solo quella italiana che fa cagare. E quindi è proprio non lo so, anche il rap non riesco più a sopportarlo. Prima sì, adesso proprio non ce la faccio, mi soffermo sui testi, rimango a bocca aperta, mi cola il cervello dalle orecchie, non riesco a capire che cazzo stia ascoltando. E non lo so. Ci ho provato 2-3 volte. Facciamo una. Ma non riesco. Ma Eminem mica è da adesso però, ragazzi. Eminem è ormai Caparezza. Qualche testo mi di Caparezza, se bello, sì. Fino agli anni 2010 è ancora bella. Sì, è all'incirca. È vero. Io non proprio mi annoiano, non posso farci niente. Cioè, per me sono tutti uguali. Ma anche le voci. Anche le voci, quando ad esempio c'è l'X Factor di turno e fanno vedere i nuovi concorrenti e partono i video, no? Sai, magari in televisione, o meglio sui social, che televisione che cazzo la guarda più, ti compaiono i video di presentazione, c'è questo nuovo cantante, c'è questa nuova cantante, guardate che bravi, bla bla, ma sono sempre le stesse tre cazzo di voci in croce. Quella che canta così tutto il tempo, quello che c'ha il vocione, sono tutte uguali. Sono tutte uguali. E infatti cos'è che sta ritornando? Sta ritornando la vecchia musica. Ma non la musica in generale, è tutto. Si sta ritornando indietro. Quindi ciclicamente ripartono le mode di ogni decade. Adesso siamo ritornati agli anni 80. E poi ci sarà di nuovo... Gli anni 70 non li cagano mai, per fortuna. Poi ci saranno di nuovo i 90, i 2000. Si rifà sempre così. Che palle. Che palle con l'H. A me dà un botto fastidio l'autotune, ma anche a me, ma sto cazzo di autotune, che fastidio. No, non posso ascoltare niente su Twitch perché mi parte il copyright, ma ascolterò privatamente. Che hai sul braccio? I peli. Il K-pop? Mi stanno entrando in casa, finalmente. Mi hanno chiesto cosa ne penso del K-pop. Io voglio masticare, voglio ingurgitare carbone e cacare diamanti. E buttarli sotto la pioggia per far sì che esca un bellissimo arcobaleno color merda. Non è possibile. Condivido con te la mia playlist K-pop. Ah, hai una playlist K-pop, perfetto. Bestiacce, fate i bravi, fate i buoni. Voglio andare a dormire e non svegliarmi più. Ci vediamo domani alle 21:30 con Elden Ring. Siateci, sappiate che forse domani uscirà un'altra puntata di Offscreen. Poi in settimana arriveranno altri titoli. Siateci soprattutto settimana prossima, perché ci sarà la serata di Mario Kart e Kirby. Arriveranno questi bellissimi giochini. E poi venerdì c'è anche Evanife Death. Capito? Marta è morta, abbi una buona morte, insomma, va di moda questo tema. Fate i bravi, fate i buoni, spero vi siate divertiti, grazie per tutto, mi raccomando i punti canale perché vi regaliamo Horizon Forbidden West. Quanti nomi, quanta roba. Grazie bestiacci, vi voglio bene. Buonanotte amici miei, ci vediamo domani, ciao.